Malattie esantematiche, ovvero eruzioni cutanee caratterizzate dalla comparsa per lo più di pustule, vescicole o bolle. E al cospetto delle più conosciute, morbillo, rosolia, varicella, scarlattina, ve ne sono altre meno note, come la quinta e la sesta malattia. A variare l'età e la sintomatologia, conoscere il giusto approccio risulta fondamentale per evitare di incorrere in errori trattandosi di salute dei più piccoli. In questo periodo si parla molto di malattie esantematiche, soprattutto alcune malattie come la quinta e la sesta malattia. Sono malattie non soggette a vaccinazioni, sono malattie ubiquitarie. Naturalmente queste malattie non hanno un'importanza dal punto di vista della patologia. La numerazione di quinta o sesta malattia deriva dal fatto che man mano che venivano scoperte queste malattie si numerarono. La quinta malattia è sostenuta da un virus, il parvovirus B19, colpisce i bambini tra i 4 e i 15 anni, ha una sintomatologia abbastanza caratteristica. La sua caratteristica è la manifestazione cutanea, soprattutto a livello delle guance, che fa assumere al bambino il classico aspetto di faccia di schiaffo, ovviamente, per un accumulo di eritrociti a livello delle guance. Può essere un pochettino dolorosa. Questo esantema, cioè queste fiorescenze, può anche localizzarsi ad altre parti del corpo, come al tronco, e nei bambini o nei soggetti più grandicelli dare mioartralgie. Non si fa alcuna precauzione, naturalmente si evita il contatto con donne in gravidanza. Come tutte le malattie esantematiche virali, sono autolimitanti. Sì. Un'altra malattia che fa spavento, che fa paura, è la sesta malattia, ma questa malattia è trasmessa da un virus erpetico tipo 6, ci può essere anche un tipo 7, e questo permette alla malattia di manifestarsi anche per due volte, in maniera molto rara, però possibile. È una malattia caratterizzata da febbre molto elevata. Questa febbre colpisce i bambini dai 6 mesi ai 2 anni, esclude le altre epoche della vita. E proprio questa sintomatologia febbrile molto elevata spaventa i genitori. E naturalmente bisogna attendere con cautela l'insorgere dell'esantema, che è caratterizzato da un'espressione di maculopapule diffuse a tutto il corpo e che durano 24 ore. La stessa malattia si chiama anche esantema subitum, perché questo esantema si risolve in 24-48 ore. Anche per questa malattia, al di là delle complicanze possibili che derivano da una certa predisposizione a convulsivare in alcuni bambini, non offre particolare attenzione. Basta trattare i bambini semplicemente con la tachipirina.